Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, l'emergenza sanitaria con il record di tamponi nella nostra regione, mai così tanti da inizio emergenza, percentuale di positivi che si attesta oltre il 7%, mentre aumentano di 3 unità le terapie intensive. I decessi continuano, ancora alto il numero dei contagiati, gli attualmente positivi risalgono. Tutto nel bollettino e nel servizio. Sono 385 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo, emersi dall'analisi di 5.276 tamponi, numero record di test eseguiti in un giorno. È risultato positivo il 7,3% dei campioni analizzati, con la percentuale però che scende al 5,02%, considerando anche i tamponi antigenici, 2.398. 9 i decessi recenti, il bilancio delle vittime così sale a 1.462. Dei 9 decessi, 5 risalgono però ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle ASL. In crescita le terapie intensive che passano dalle 40 di ieri alle 43 di oggi, mentre resta stazionario il numero dei pazienti ricoverati in area medica, 389. La zona più colpita è ancora una volta l'area metropolitana, 54 i nuovi casi a Pescara, 23 a Montesilvano, 17 a Chieti, 16 a San Giovanni Teatino, così come a Francavilla al Mare, dove oggi e domani si stanno svolgendo i test antigenici rapidi per lo screening predisposto da Comune ed ASL. A livello provinciale l'incremento più consistente si registra nel pescarese, poi il Chietino, a seguire il Teramano e l'Aquilano. A questi dati si aggiungono 6 pazienti residenti fuori regione o la cui provenienza è in fase di accertamento. In aumento gli attualmente positivi al virus, che sono 49 in più per un totale di 10.117. Al momento sono occupati il 22,75% dei 189 posti letto di terapia intensiva disponibili e il 26% dei 1.490 di area medica, a fronte di soglie d'allarme rispettivamente del 30 e del 40%. E allora questi dati del bollettino. A proposito dello screening nel Chietino, è significativa la partecipazione nel primo giorno in 5 comuni. Sono stati oltre 6.000 i tamponi effettuati complessivamente. Alle ore 16.30 l'affluenza di 222 persone a Fossa Cesia con un positivo, 1.991 a Francavilla con 7 positivi, 1.579 a Lanciano con 6 positivi, 1.786 ad Ortona, nessun positivo, 755 a San Giovanni Teatino, 9 positivi, nelle scuole di San Salvo 163 le adesioni con 0 positivi. Come avvenuto altrove, si legge in una nota della ASL Lancianova Stochieti, vengono immediatamente sottoposti a controllo con tampone molecolare tradizionale i cittadini che risultano positivi al test rapido e i loro familiari, così come altri risultati negativi scelti a campione tra i partecipanti dello screening. Domani ci sarà la seconda giornata. E lo abbiamo detto più volte durante questa settimana. Ieri è arrivata l'ufficialità con la conferma da parte del ministro Speranza. Da lunedì l'Abruzzo sarà nuovamente zona gialla, non ci saranno più in Italia zone rosse. Ecco quali saranno le regole per la prossima settimana con Giuseppe Dintino. Un fine settimana di zona arancione e da lunedì il tanto atteso ritorno in zona gialla. In base a quanto stabilito ieri dalla cabina di regia ministeriale, scomparirà il rosso dalla cartina della penisola. Tutte le regioni saranno nel livello più basso di restrizioni, fatta eccezione per Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Alto Adige, che rimarranno arancioni. La ricolorazione sarà in vigore da lunedì, giorno a partire dal quale in Abruzzo sarà nuovamente possibile spostarsi liberamente tra un comune e l'altro. Resterà però vietato oltrepassare i confini regionali, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Sarà consentito fare visita a parenti o amici spostandosi verso un'abitazione privata, ma solo una volta al giorno e con un limite di 2 persone oltre agli inquilini dell'abitazione dove ci si sta recando, fatta eccezione per gli under 14 e i disabili. Ad esercizi nei centri commerciali e mercati sarà imposta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, regola questa che non vale per alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole. Da lunedì si potrà tornare a visitare musei e mostre, ma non nei giorni festivi, mentre palestre, piscine e centri benessere rimarranno chiusi.
e poi ci si potrà sedere di nuovo al tavolo di un ristorante o al bancone di un bar, ma solo fino alle 18. Dalle 18 alle 22 è consentito l'asporto, ma solo per chi fa cucina e quindi non per i bar. Gli orari di chiusura sono imposti perché rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, misura che resterà in vigore ad interim. Lo stato d'emergenza nazionale, che consente ai governanti i poteri straordinari, è stato infatti prorogato fino al 30 aprile. Quella del coprifuoco è sicuramente la limitazione della libertà che è meno comprensibile dall'opinione pubblica. Legittimo infatti il dubbio di baristi e ristoratori che tra difficoltà economiche, scarsi aiuti e aperture a singhiozzo si chiedono come mai al calare del sole il servizio che loro offrono diventa pericoloso e a rischio contagio, mentre negli orari diurni quelle precauzioni imposte e adottate consentirebbero invece di lavorare in sicurezza. Chi esce di casa oltre l'orario consentito, col favore delle tenebre e senza un motivo ritenuto valido, rischia una multa dai 400 ai 1000 euro. E ancora per quanto riguarda il Covid, è stata prorogata al 28 di febbraio la possibilità di inserire la propria manifestazione di interesse alla vaccinazione sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo. Lo fa sapere l'assessorato alla sanità, che ha differito di un mese dunque la chiusura del sistema inizialmente fissata per domani 31 gennaio. Ad oggi, spiega l'assessore Veria, hanno manifestato il proprio interesse ad essere vaccinati oltre 85.000 cittadini tra quelli coinvolti in questa fase. Vista l'alta adesione registrata dall'iniziativa, abbiamo deciso, dice ancora la Veria, di prorogare i termini per l'inserimento delle istanze, così da dare la possibilità di partecipare alla campagna anche a coloro che devono ancora perfezionare la propria registrazione al sistema sanitario regionale o per chi ha la tessera sanitaria scaduta o ancora istanze di esenzione all'esame della ASL. Possono registrarsi al sistema le persone con disabilità o fragilità, gli ultra ottantenni e tutti coloro appartenenti alle categorie indicate tra quelle destinatarie della vaccinazione nella prima fase e non ricomprese nelle fasi preliminari della campagna. La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo sanità.regione.abruzzo.it oppure nella sezione Covid-19 del portale della Regione Abruzzo. Adesso cambiamo argomento, ancora giornata difficile per quanto riguarda i soccorsi ai quattro dispersi sul Monte Velino. Possiamo vedere queste immagini davvero spettacolari e nello stesso tempo drammatiche, con il battipista prelevato dall'elicottero Ericsson 64 per essere trasportato sul luogo delle ricerche dei quattro dispersi, precipitato durante il tragitto perché sganciato, lo vedete, dall'elicottero a causa di una turbolenza. Il gancio infatti era andato in autorotazione, mettendo dunque a rischio anche l'incolumità del personale che operava sull'elicottero. L'operazione già di per sé molto complessa, aveva richiesto una preparazione lunga tutta la giornata. Attorno alle 17 sembrava essersi concretizzata la possibilità di portare questo strumento, però pochi minuti dopo il decollo dell'elicottero da Ovindoli lo spalaneve è precipitato al suolo e lo vedete bene in queste immagini, distruggendosi, e fortunatamente l'incidente non ha provocato conseguenze né a terra né all'elicottero in volo. Voltiamo ancora una volta pagina e parliamo delle risorse del Recovery Plan, il trasferimento delle conoscenze destinato a scuola, università e salute. Questo, secondo il senatore Luciano D'Alfonso, l'interesse prioritario per la Regione Abruzzo in vista delle ingenti risorse in arrivo. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Senatore D'Alfonso, lei in conferenza stampa ha parlato di una questione che sicuramente sarà non ripetibile. In futuro bisogna accelerare per innovare anche la Regione Abruzzo grazie al Recovery Plan. Sono risorse irripetibili, come ho spiegato, per quantità e qualità e anche per il livello elevato della sfida. Noi abbiamo circa 3 miliardi di euro disponibili per il recovery e 1 miliardo per quanto riguarda la programmazione settennale nei rapporti Abruzzo-Italia-Europa.
Su questi 4 miliardi di euro vanno fatte scelte prioritarie. Noi abbiamo messo a segno, con un lavoro fatto di anni, la cura del ferro nella Pescara-Roma, la cosiddetta ferroviarizzazione Pescara-Roma. Sono stati messi in sicurezza le grandi infrastrutture autostradali grazie alla concentrazione di risorse e di procedure. Partiranno presto i cantieri. Accanto al trasferimento delle merci e delle persone, c'è l'altra grande priorità, il trasferimento delle conoscenze destinate alle scuole, alle università e alla salute, per la salute. Noi dobbiamo determinare il cablaggio di scuole, università e strutture ospedaliere per fare in modo che non ci sia più interruzione nell'offerta scolastica, formativa, educativa, universitaria e neanche nella possibile offerta di salute riferita per esempio alla telemedicina. Tutto questo può essere se ci sono queste infrastrutture capaci di connettere. Noi abbiamo la digitalizzazione dei suoli, ma le strutture dove si erogano servizi a domanda individuale e collettiva sono povere tecnologicamente. 1 miliardo di euro, il 30% di tutte le risorse devono assumere come bersaglio il cablaggio, il trasferimento di tecnologia, anche degli edifici, anche dell'edificato verticale che ospita le comunità, o in formazione, o in educazione, o in attività universitaria, o in attività destinata alla cura. Su questo lei ha stimolato anche l'attuale governo regionale. Ma io ho detto, attraverso queste mie parole, documenti che metterò in cammino, mettiamoci insieme per riordinare l'atteggiamento che si deve tenere nei confronti delle risorse del recovery, non 163 priorità che significa nessuna priorità, ma una, due, tre priorità, basta, non oltre. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari torna a parlare della sanità abruzzese e delle criticità rilevate durante questo periodo di pandemia. Lo ascoltiamo con Paolo Renzetti. Consigliere Pettinari, lei oggi torna a parlare di sanità, un discorso articolato su alcune problematiche che lei sottolinea da tempo e con forza. Sì, abbiamo raccolto una serie di criticità da parte dei cittadini abruzzesi, dei veri e propri gridi d'allarme, diciamo così, intanto dalle madri, padri abruzzesi che ci denunciano appunto che non possono iscrivere i propri figli ai pediatri perché c'è una carenza cronica appunto di pediatri e ci sono troppi pazienti, non hanno pubblicato le cosiddette nuove carenze, non hanno istituito le nuove sedi, quindi mancano pediatri, ci sono tanti bambini che hanno necessità. Regione Abruzzo ha una grande responsabilità di risolvere questo problema, io ho fatto una grande interlocuzione, ancora risolvo il problema, si faccia presto, ogni bambino, ogni nostro figlio della nostra terra deve avere un'assistenza sanitaria pediatrica. Addirittura abbiamo scoperto che ci sono pediatri che hanno superato di gran lunga il massimale consentito dalla legge, altri che non riescono a superare, ad arrivare alla soglia, e questa è una disparità di trattamento inqualificabile. Abbiamo raccolto anche il grido d'allarme dei ragazzi universitari dell'Università di Medicina di Chieti e dell'Aquila che, non essendo stati vaccinati, non possono fare i tirocini nei reparti e quindi non possono fare gli esami e non possono laurearsi, pur essendo loro assimilabili agli operatori sanitari, e quindi ne avremmo tanto bisogno. Si faccia presto, come stanno facendo altre regioni virtuose, si faccia un piano di vaccinazione con priorità a questi nostri ragazzi. Abbiamo rilevato una criticità nella piattaforma informatica per l'adesione ai vaccini degli ultraottantenni nei giorni scorsi. Questa piattaforma non ha sempre funzionato, ha creato disagi, non tutti hanno potuto aderire. Chiediamo anche con forza come verrà gestita questa mole di informazioni, cioè Regione Abruzzo adesso che farà a seguito delle adesioni? Stirerà una graduatoria? Chi saranno i primi vaccinati? Chi saranno gli altri? Ci saranno dei criteri? Non sappiamo nulla. I punti di erogazione dei vaccini sembrano essere molto pochi, ne vorremmo anche di più. Abbiamo rilevato quel focolaio nel CUP di Pescara, un focolaio dove sono stati investiti diversi operatori del reparto appunto, e poi al danno la beffa perché scopriamo che nel CUP di Pescara il cittadino si deve recare sul posto per pagare, non esiste il pagamento online, questa è una cosa che non esiste, non può andare avanti, devono risolverlo immediatamente. 200.000 visite di specialistica ambulatoriale sospese in Abruzzo causa Covid, non sono state riposizionate, ci sono oncologici, malati cardiovascolari che hanno problemi serissimi, devono fare subito di più perché le persone non possono
possono ammalarsi a causa di visite che non vengono riprogrammate. Concludiamo con l'ospedale di Penne, sono state di fatto portate da 40 a 20 posti letti area medica, da 11 medici a 4 medici, un depotenziamento e declassamento vergognoso, mancano i servizi e questa è una situazione, nonostante avevano promesso di riclassificare l'ospedale in ospedale di base sede di pronto soccorso, l'ospedale sta letteralmente morendo. E a proposito dell'ospedale di Penne, da parte del Partito Democratico e del consigliere regionale del PD, Antonio Blasioli, c'è la richiesta di delucidazioni all'assessore Veri sulla corretta funzionalità del nosocomio Vestino. Sentiamo. Un'interpellanza al presidente della giunta regionale e all'assessore alla sanità Nicoletta Veri è stata avanzata a seguito della visita ispettiva presso l'ospedale San Massimo di Penne dal consigliere regionale PD Antonio Blasioli. L'intervento, che sarà discusso a metà febbraio, riguarderà la corretta funzionalità sia dal punto di vista della strumentazione sia per quanto riguarda l'arrivo di nuove figure professionali sanitarie. Intanto, nei giorni scorsi, sul sito della ASL competente sono stati pubblicati i primi atti per il reclutamento di alcune figure indispensabili per far fronte la carenza di personale. Intanto soddisfatti perché abbiamo ottenuto una sorta di effetto Harry Potter, perché dopo la nostra visita ispettiva e dopo il deposito di questa interpellanza sul San Massimo di Penne, 9 delibere sono state pubblicate sul sito della ASL, delibere alcune delle quali erano state già programmate un anno fa, lo si legge nel testo della delibera, e quindi non gli era stato assolutamente dato seguito. Sono delibere che risolvono alcune delle criticità, ma non tutte le criticità all'età. Quindi siamo soddisfatti per il lavoro fatto, che è stato un lavoro costruttivo, e così deve essere la politica che si interessa a un problema serio come quello della sanità del territorio vestino, ma nello stesso tempo siamo indotti a non abbassare assolutamente la guardia. Mi preme sottolineare che questa nostra interpellanza, che descrive molto bene la realtà esistente nel San Massimo, è il frutto di un costante colloquio che noi abbiamo come circolo e anche come gruppo consigliare regionale con i medici e con tutti coloro che lavorano nel San Massimo. E infatti se siamo soddisfatti che comunque questa interpellanza sta portando i suoi primi frutti, allo stesso tempo ci chiediamo perché si è accumulato tutto questo ritardo da parte della regione sul San Massimo. Ricordiamo che sono state fatte tantissime promesse proprio sull'ospedale Vestino, ma perché a queste parole non sono seguiti i fatti? Questo noi non sappiamo se sia dovuto a menefreghismo o a sciatteria, ma temiamo che ci sia anche un disegno politico che voglia depotenziare il nostro ospedale. A Chieti la maggioranza di centrosinistra chiede un consiglio comunale straordinario per parlare della questione sanità. Quali sono i motivi per cui chiedete un consiglio comunale straordinario? Chieti ha sempre rappresentato un'eccellenza nel panorama sanitario regionale. Abbiamo sempre rappresentato la sanità in maniera eccellente, i cittadini della nostra città hanno sempre avuto servizi di grande qualità sia all'interno dell'ospedale sia nell'assistenza extraospedaliera territoriale. Adesso siamo preoccupati che questa qualità sta un po' diminuendo per vari motivi, che ci sono alcuni servizi che potrebbero essere spostati dall'ospedale Crigizzato di Codelare, che ricordiamo che è un ospedale universitario, presso altre strutture limitrofe del territorio regionale. Quindi noi con questo consiglio comunale lanciamo un grido d'allarme per poter evitare questa spoliazione che va a ricadere sulla qualità dei servizi sanitari della città di Chieti. Voi vi rivolgete alla regione in particolare? Ma noi ci rivolgiamo alla regione certamente, perché è l'organismo di organizzazione sanitaria sul territorio. Noi vogliamo che la sanità di Chieti rimanga una sanità di eccellenza, che i reparti non perdano la loro forza di assistenza per i cittadini di Chieti e per i cittadini delle zone limitrofe. Ecco, vogliamo che la città di Chieti rimanga centrale nell'ambito regionale della sanità. Adesso lo sport, col calcio di B in primo piano, vigilia della gara di Verona per il Pescara, impegno domani contro il Chievo alle ore 15. Sono arrivati i risultati dei tamponi, c'è un altro caso di positività nel gruppo squadra che dunque porta a 2 i casi totali, poi domani
si sapranno i risultati degli altri test molecolari. Nel frattempo la squadra ha sostenuto l'allenamento di rifinitura. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Il Pescara inizia il girone di ritorno con la trasferta di Verona. A turbare la vigilia del Delfino, le positività riscontrate nel gruppo squadra. Dopo quella comunicata ieri dalla società, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità di un altro caso di coronavirus relativo al giro di tamponi eseguito ieri sera. Questa sera la squadra, che nel frattempo è entrata nella cosiddetta bolla, farà un'altra tornata di test molecolari. I risultati si sapranno domani mattina e allora l'allenatore Breda saprà su chi potrà contare. Al momento i casi totali sono due, un calciatore e un componente dello staff. Nel frattempo però il tecnico biancazzurro invita i suoi giocatori a stare concentrati verso il match con il Chievo, perché la classifica richiede una svolta nelle prestazioni e nei risultati. Le ultime due partite, anche se sono partite completamente diverse, non ci hanno dato niente e quindi bisogna trovare soluzioni e anche farle in fretta. I ragazzi che sono arrivati nuovi ti danno delle alternative sia dal punto di vista delle caratteristiche sia dal punto di vista tattiche, e quindi dobbiamo essere bravi a dare una svolta a queste due ultime partite, perché fino a due settimane fa sembrava tutto perfetto, invece adesso come sempre in B di scontato non c'è niente, e ogni partita devi mettere dentro quel tipo di intensità mentale e fisica che ti permette appunto di riproporre magari quel tipo di prestazione che hai fatto in altre occasioni. Soprattutto con la Sanitana invece abbiamo giocato quasi senza pensare, cioè siamo andati così, e invece bisogna sempre essere con una grandissima intensità mentale in tutto quello che si fa. Il tecnico biancazzurro fa il punto sulle condizioni dell'ex Seter, di Asensio e del neo arrivato Rigoni, anche lui ex della partita. Asensio si è allenato tutta la settimana con la squadra, quindi sta crescendo nella condizione. Seter l'abbiamo recuperato a fine settimana, però le partite migliori le ha fatte quando non si è mai allenato, quindi forse questa è una cosa positiva da certi punti di vista. E Rigoni è arrivato con tanto entusiasmo, e è un giocatore che conosce bene il ruolo e secondo me può darci a mano. Dire per quanto tempo non è facile, perché è logico che poi il campo è diverso, nel senso che non è diverso, ti dà le risposte vere. Adesso certamente c'è tanto entusiasmo da parte del ragazzo, e c'è anche tanto entusiasmo da parte di Seter, che è un ex, però insomma bisogna sempre poi valutare cosa dice il campo. Probabile che il Pescara parta con il nuovo modulo su cui Breda ha continuato a lavorare in settimana, il 4-3-1-2, e varato in corsa nella gara della Rechi, quando la squadra era già sotto di due gol. Sulle scelte di formazione, difficile al momento abbozzare un 11 con la variante Covid. Tuttavia l'uso del nuovo modulo dovrebbe consentire al Pescara di migliorare la produzione offensiva. Il discorso del gol, è vero che nell'ultimo periodo stiamo creando poco. Secondo me non è che concediamo neanche tantissimo, perché se tu guardi sia la partita che ha perso a Cremona, ma sia la stessa Salernitana, dopo il secondo ha fatto due tiri, due gol, perché poi non è che gli è concesso tanto. Però al di là di questo dobbiamo migliorare la nostra capacità di creare occasioni e di concretizzarle, e su questo credo che l'innesto anche dei nuovi ti possa dare anche delle alternative tattiche che improntate appunto anche a creare più pericolosità durante la partita. Una squadra deve avere tante alternative, e tra le varie alternative certamente ci sono anche i gol dei centrocampisti, e noi dobbiamo su questo essere bravi a innescare meglio gli attaccanti, però anche appunto a creare qualche tiro in più. Stiamo tirando, però secondo me stiamo tirando un po' troppo a volte anche da lontano, invece dobbiamo arrivare a tirare con più in zona anche sui centrocampisti. Nel Chievo mancheranno Gigliotti e probabilmente Obi e Giorgevic. In difesa toccherà a Rigione, l'ex Palmiero dirigerà il centrocampo. Davanti la coppia Margiotta-De Luca, sulle corsie esterne Ciciretti contende una maglia a uno tra Canotto e Garitano. Andiamo a fare la nostra partita sapendo che abbiamo una squadra, troviamo davanti una squadra che ha delle sicurezze, che ha una certa anche identità. Però abbiamo fatto il risultato tante volte anche con squadre che avevano appunto queste sicurezze, queste identità, quindi non vuol dire niente. Dipende sempre, si parte sempre da 0-0, poi da là si deve fare la partita giusta. Direzione di gara ad Alberto Santoro di Messina, debuttante Can ha una direzione con entrambe le squadre, Pescara Cittadella 3-1 e Pisa Chievo 2-2, partite di questa stagione.
Adesso la Serie C, andiamo a vedere la vittoria in rimonta del Teramo contro il Bari. Jacopo Forcella. Dopo 9 gare senza successi, il Teramo ritrova la vittoria nel pomeriggio che sulla carta sembrava il più complicato, quello nel quale in Abruzzo saliva il Bari vice capolista. 3 punti meritati per la formazione di Massimo Pacci, che ribalta la gara nella ripresa, ma nel complesso il gol lo avrebbe meritato anche nel primo tempo. Pacci sceglie Bombaggi davanti e avrà ragione confermando il 4-3 di Palermo, mentre dall'altra parte Cianci va in tribuna con Candellone, Antenucci e Marras davanti. Il diavolo parte forte, corre pressa e il Bari è sorpreso dall'avvio dei padroni di casa, che già al sesto, con l'ultimo arrivato Vitturini, sfiorano la rete dopo il corner di Costa Ferreira e la correzione di Bombaggi. La replica della squadra di Pacci 120 secondi dopo, con la staffilata fuori di Santoro. Pugliesi che sembrano irretiti e si affidano alle invenzioni di Marras, che al quarto d'ora trova il corridoio verticale per Antenucci, che da buona posizione però spara alto. Ma è ancora il Teramo a fare la partita. Al 17° Vitturini sul fondo cross e trova la testata imprecisa di Bombaggi, che non inquadra lo specchio, mentre dice Cesare deve immolarsi al 21° su Santoro, liberato al tiro dall'interno dell'area di rigore. Ed ecco perché il vantaggio del Bari, minuto 24, sa davvero di un fulmine a ciel sereno. Marras trova una traccia impossibile ancora per Antenucci, che stavolta usa il fioretto più che la sciabola, e con lob batte Lewandowski. Vantaggio dell'11 di Gaetano Oteri, che però non accenna a spegnere l'iniziativa del Teramo. Al 35° e Bombaggi a vestirsi da assistman per la testata volante, ma la posizione impossibile di Pinzauti, che coglie solo l'esterno della rete. Un minuto e Arrigoni vede l'inserimento di Mungo, il drop mancino sul primo palo vede la risposta di Frattali. Nella ripresa chi si aspetta un Teramo stanco sbaglia di grosso, anche se il cost to cost di Rolando in apertura e il destro deviato di Antenucci mettono i brividi ai padroni di casa. Mai come la forbice di Marras al 49° alta, o come il rigore concesso da Gualtieri di Asti al 53° per l'entrata di Tentardini su Candellone. Dal dischetto va Marras, ma Lewandowski è super nella respinta del penalty e sul tap-in di Semenzato susseguente. Il Teramo resta in piedi e inizia la risalita con la testata di Mungo di poco fuori, imbeccato da Vitturini. I padroni di casa salgono nettamente di livello e Frattali deve superarsi al 67° quando Tentardini trova lo stacco aereo di Bombaggi, che sembra destinato in fondo al sacco. Il portiere barese supera anche al 69° quando però sul corner e stoccata di Vitturini c'è già fallo in attacco. Ma è tra il 71° e il 73° che la gara svolta. Gualtieri vede un fallo di mano di Semenzato su punizione di Arrigoni. Giallo per lui e rigore per il diavolo. Arrigoni dal dischetto si fa ipnotizzare da Frattali, ma Pinzauti si avventa sulla respinta e prende il fallo ancora di Semenzato, ancora giallo, doccia anticipata e secondo rigore per il Teramo. Stavolta va Bombaggi, tiro nuovamente respinto, ma l'ex Pordenone si avventa sul pallone e pareggia i conti. Il diavolo ci crede, entra Eric Gervi per Pinzauti al minuto 80, il Teramo sorpassa. Costa Ferreira pennella da sinistra, Bombaggi lascia sul posto, in entrato Sarzi Puttini dribbla Rolando e spara sotto l'incrocio il pallone della vittoria. L'assalto finale del Bari non produce pressoché nulla e dopo un incantesimo durato 2 mesi e mezzo torna la vittoria, chiudendo di fatto anche i giochi per il campionato con la Ternana che batte la Paganese e vola a più 11 sui Galletti. Teramo che invece si gode la vittoria e martedì va a Foggia per uno scontro diretto in chiave playoff in piena regola. Abbiamo fatto una buona partita, non credo che le partite precedenti fosse mancata così tanto l'aggressività, era una questione di episodi, di dettagli, e oggi è anche girata bene, cosa che non è successa nelle partite precedenti, perché ricordo i 2 pali a Viterbo, il palo con l'Avellino, il calcio è così, oggi si è girata bene, nonostante che abbiamo fatto una buona partita dobbiamo essere onesti, perché sulla situazione del rigore può cambiare la partita. E siamo contenti perché poi deve girare, non poteva continuare così. Insomma, siamo molto contenti perché i ragazzi si meritavano questa vittoria, perché danno tanto negli allenamenti e anche delle partite, quindi sono felice per loro. Quando manca la vittoria è normale che vinci una partita così importante e vuoi liberarti da tante tensioni che hai accumulato in questo periodo. Come abbiamo lavorato, come possiamo controllare queste situazioni, questi dettagli? Solamente con l'ambiente che dobbiamo riuscire a tenere unito, dobbiamo riuscire a tenere sgombro da ogni lamentela, sgombro da ogni cosa che distragga dalla vera importanza che è la partita della domenica, e quindi stiamo lavorando tanto lì, perché poi da 6-7 partite a questa parte ci sono state tante fonti di distrazione per questa squadra. E
e avere un ambiente unito, avere un ambiente compatto, secondo me poi è quella la chiave che porta ad avere un qualcosa che viene dalla tua parte anziché venirti contro. Quindi siamo contenti perché l'ambiente in queste partite è rimasto unito, è rimasto compatto e per questo c'è stata un po' una liberazione, perché i ragazzi si meritavano questa vittoria. A livello di intensità e concentrazione mi sembra che questa sia la migliore performance fino a questo momento di questa squadra. Guarda, non lo so se è la migliore, non lo so, perché noi le prime 10-11 giornate secondo me le abbiamo fatte un po' tutte di questo livello. Poi c'è stato un periodo in cui l'ambiente si è un pochettino alleggerito per quanto riguarda la concentrazione, e in quei momenti lì la squadra giocava bene, però per un episodio purtroppo giravano male le cose. Questo fa parte del calcio, questa partita qua ha dimostrato che noi possiamo giocarcela se manteniamo alta la concentrazione e riusciamo a dare il 100%. Non è sempre facile, però è quello un po' il nostro obiettivo, che si vinca o che si perda. Chiudiamo con il volley di B2, perché causa Covid è stato rinviato il debutto della squadra femminile Connetti.it di Chieti. Il match d'esordio doveva disputarsi appunto questo pomeriggio contro il Sant'Elia, è stato rinviato perché nel corso dell'allenamento di questa mattina una giocatrice del roster neroverde ha lamentato i sintomi compatibili con il Covid, sottoposta a tampone rapido è emersa la sua positività. La squadra poi ha tentato di sottoporsi come da protocollo ai tamponi, ma la ristrettezza di tempi e la mancanza di spazio nelle strutture convenzionate hanno impedito alle giocatrici di effettuare i controlli dovuti. Soltanto 3 atlete sono riuscite a sottoporsi al tampone ed è emerso un altro caso di positività, seguendo ancora una volta il protocollo. Di fronte all'impossibilità di effettuare tutti gli esami, la società ha chiesto ed ottenuto il rinvio della gara a data da destinarsi. Termina qui questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, i nostri servizi come sempre sono on demand su tutte le piattaforme internet, da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.